L'Aquila 2009-2019, 10 anni dopo, un libro che ripercorre il lavoro svolto dai colleghi del quotidiano Il Centro dai minuti successivi alla terribile scossa delle 3.32 fino al racconto dettagliato e critico di tutto ciò che avvenne dopo, mentre sabato 6 aprile, sempre gratuitamente, con il giornale, una seconda pubblicazione, un inserto di 40 pagine con interviste, approfondimenti, analisi e segnali di rinascita per fare il punto sulla ricostruzione e accendere i riflettori sul futuro del nostro capoluogo di regione. Uno sforzo editoriale importante, presentato stamane alla Sala Ipogeo di Palazzo dell'Emiciclo, sede della Regione, insieme alle autorità, ai protagonisti di quei giorni così drammatici, alla presenza degli alunni di diverse scuole, il tutto accompagnato dalle note dell'ensemble di fiati del Conservatorio dell'Aquila. All'incontro, moderato dalla collega Marianna Gianforte, hanno partecipato il direttore Piero Anchino, il caporedattore centrale Domenico Ranieri e Giustino Parisse, il collega che quel 6 aprile ha perso sotto le macerie di Onna il padre, ma soprattutto i figli Domenico e Maria Paola, e che con il suo eroico lavoro svolto allora e ancora oggi è un po' diventato per tutti gli abruzzesi la sentinella del terremoto. Il terremoto è un lungo racconto. Diciamo, c'è il racconto delle prime ore che in tantissimi hanno fatto, i social anche hanno fatto, lì stavamo all'inizio, come dire, dell'era internet, no? Per cui alcuni strumenti erano appena nati e sono stati utilizzati moltissimo, però il racconto del terremoto è dal 6 aprile al 6 aprile 2019, probabilmente lo sarà al 6 aprile del 2029 e ancora più là. E questo è il ruolo che poi un giornale come il nostro, Il Centro, deve fare, no? Perché noi stiamo sul territorio, ci siamo ogni giorno siamo in contatto con le persone, dobbiamo fare anche un racconto equilibrato e corretto, perché a differenza magari di tanti colleghi che vengono una volta all'anno o addirittura una volta ogni 10 anni, loro raccontano, cercano di vedere quello che c'è. E invece noi no, noi raccontiamo e raccontiamo le persone poi le incontriamo anche per strada ogni giorno, e quindi non possiamo permetterci né esagerazioni né sottovalutazioni. Quindi questo è un racconto che deve continuare, un racconto che anche a sostegno della ricostruzione, perché poi la denuncia, la segnalazione, anche il compiacimento rispetto alle cose buone che avvengono è importante, è accompagnare la città, prenderla per mano e poi andare avanti. Naturalmente probabilmente non vedremo noi, diciamo, cinquantenni, sessantenni di oggi, come sarà la città del futuro, ma questo non ci obbliga a fare il massimo, perché quando restituiremo la città alle generazioni future, loro dovranno apprezzare quello che abbiamo fatto. Ogni anno Giustino ci regala delle toccanti e estremamente importanti lettere ai suoi figli Domenico e Maria Paola. Come dicevi giustamente tu, non c'è solo il terremoto del 2009, c'è il terremoto del 2029 e di tutti quelli che seguiranno. Ecco, come dire, anche ai giovani che oggi erano presenti in tanti a questa presentazione, qual è l'invito da dare? Ai giovani l'invito è a credere che questa città ce la farà, perché se non lo credono loro, veramente questo diventerà una sorta di museo delle cere. Qui c'è stato l'intervento del senatore dell'ingegner Mancurti, che ha lavorato nel terremoto del 1976 in Friuli e che ci ha detto che alcuni di quei paesi ricostruiti in maniera belli, paesi belli, sono vuoti. Ecco, questo noi lo dobbiamo evitare, perché se ricostruiamo il Museo delle Cere falliremo, sarà un fallimento, avremo speso, cioè lo Stato avrà speso decine di miliardi, perché qui alla fine i miliardi saranno 25, forse 30 e non sarà servito a niente. Il libro curato da Domenico Ranieri raccoglie gli articoli di tutti i colleghi del Centro che in quei giorni, tra mille difficoltà, con una redazione allestita alla bene meglio, all'interno di un camper prestarono eroicamente il loro lavoro. Piero Anchino, non si è trattato di autoreferenzialità, ma del dovere di ricordare a tutti gli abruzzesi, quelli che erano presenti e quelli che non erano presenti, di raccontare quello che la stampa locale, ma soprattutto l'eroica, sottolineiamo noi, redazione del Centro, ha fatto in quei giorni drammatici del 6 aprile 2019. In questo inserto fondamentale c'è un po' tutto questo e francamente, direttore Piero Anchino, non abbiamo potuto provare anche un certo nodo alla gola. Sì, esatto, perché noi questa doppia iniziativa, domani diamo un libro e sabato un inserto speciale di 40 pagine,
ci siamo fissati un obiettivo, che è quello di ricordare ciò che è stato il terremoto 10 anni fa e ciò che è adesso il terremoto, cosa costituisce ancora il terremoto e cosa costituirà in futuro, perché ai noi non è affatto un discorso chiuso. Per cui noi siamo tornati indietro nel tempo di 10 anni con questo prodotto editoriale, riproponiamo le pagine dell'epoca, le prime pagine dell'epoca, del 2009, con gli articoli di oggi che fanno da contraltare, diciamo così, rispetto a quanto accaduto 10 anni fa, L'Aquila 2009, L'Aquila 2019. Noi lo facciamo con un duplice obiettivo, che è quello di tenere viva la memoria, perché è giusto a 10 anni di distanza ricordare chi ha perso la vita in quelle occasioni, chi ha sofferto tanto in quelle occasioni, e lo facciamo anche con l'intento di guardare avanti, di dare una speranza ai giovani di oggi. La sala era piena di ragazzi, di giovani, che hanno risposto al nostro invito, ed è il segnale più bello che oggi possiamo dare alla città dell'Aquila, dare una speranza ai giovani. Noi nel nostro piccolo, io ripeto sempre, un passo indietro rispetto al dolore, perché non possiamo essere protagonisti, perché purtroppo i protagonisti di questa vicenda sono altri. Noi cerchiamo di metterci al servizio di chi ha bisogno di avere una mano, di avere un aiuto. Se mi permetti, voglio ricordare, lo scrivo nel pezzo di presentazione del libro che uscirà domani, un episodio accaduto l'anno scorso ad Onna, è un incontro pubblico organizzato dal nostro e dal vostro Giustino Parisse. Al termine dell'incontro si avvicina una signora anziana, mi prende il braccio e mi dice: mi raccomando direttore, non ci abbandonate, se ci abbandona anche il giornale, se ci abbandona la stampa, per noi è finita. Questo è un bigliettino che secondo me la signora ha inserito, ha infilato nel cuore mio, ma credo di tutti quelli che hanno il compito, voi come noi in prima linea, di raccontare la realtà aquilana, che è una realtà complessa, che merita di avere i riflettori accesi 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Non possiamo abbassare la guardia su una realtà così, così difficile e così bisognosa di aiuto. Presidente Stefano Pallotta, questo importante inserto del centro ci fa riflettere su come la stampa abruzzese ha affrontato questa durissima e drammatica prova e su, insomma, in qualche modo quelle che sono le prospettive per un presidio dell'informazione fondamentale come quello appunto della stampa locale. Sì, è stato un appuntamento importante perché ci ha dato modo di riflettere proprio su quello che tu dicevi. E il racconto, la narrazione giornalistica dei giornali locali all'indomani del terremoto, della tragedia dell'Aquila, ha mostrato a tutti l'importanza di questo importantissimo e fondamentale settore dell'informazione, perché la narrazione era una narrazione reale, vera, vicina alle persone, contrariamente a quella che noi vedevamo in televisione, perché la televisione era, come dire, il racconto egemonico a livello nazionale, che parlava addirittura di miracolo aquilano dopo 2-3 mesi dal terremoto, quando la gente ancora stava nelle tende, quando la gente ancora stava negli alberghi della costa, ma soprattutto con una città completamente devastata e rasa al suolo. E allora lì abbiamo capito che l'informazione locale è un presidio fondamentale, è un servizio pubblico fondamentale che in questo momento sta patendo una crisi profonda della nostra regione, l'ho detto nel corso del mio intervento, forse più profonda e più forte rispetto a altre regioni meridionali, che pure, come dire, hanno avuto il coraggio di venire incontro a questo elemento, a questa criticità, proprio perché ritengono un settore strategico l'informazione per la crescita civile, per la crescita sociale, per la crescita culturale, cosa che l'Abruzzo invece non ha fatto. L'ha fatto il Molise, le hanno fatto altre regioni, l'ha fatto la Toscana. In Abruzzo abbiamo cercato nei mesi scorsi, nella precedente legislatura, di arrivare a una legge a sostegno dell'informazione locale, contro la precarizzazione di questa professione, che poi significa dequalificazione
comunque complessiva dell'informazione, bene, non ci siamo riusciti. Io spero che queste occasioni servano a riaprire questo dibattito, sperando in una sensibilità nuova e diversa rispetto a questo nuovo gruppo dirigente che governa la Regione. Presidente Lorenzo Sospiri, questo inserto del centro a 10 anni dal terremoto porta ovviamente alla luce della nostra memoria quello che abbiamo vissuto, le ore tragiche di quei momenti. Lei poco fa li ha ricordati qualcuno, insomma 10 anni dopo, insomma, è un dovere comunque ricordare. Sì, è un dovere, è anche giusto fare il punto sulle tante cose fatte bene, su quelle fatte male, su tutte quelle che restano da fare. Ricordo che, ahimè, abbiamo un nuovo sisma 2016-2017 che, devo dire, ha dato esempi molto molto lontani dalla tragedia del terremoto dell'Aquila e di tutti i comuni del cratere. E il centro in quei giorni è stato con noi, come anche Rete 8, nel sottolineare il dolore, nel raccontare la tragedia, nel pungolare le istituzioni, nello gioire nei miracoli di quando i vigili del fuoco e i volontari salvavano magari qualcuno ancora vivo. E poi in questi 10 anni ogni giorno c'è stato un richiamo, un approfondimento per tutti questi 10 anni da parte del quotidiano Il Centro e anche della vostra emittente televisiva. Io approccio questo anniversario con grande emozione, non gliela nascondo, e con grande commozione. Perché ricordo quando da semplice consigliere regionale avrei voluto spaccare il mondo per dare una mano, e allora Guido Bertolaso conduceva tutte le operazioni con grande efficienza soccorso. Oggi, da Presidente del Consiglio regionale, sento il peso, la responsabilità, la necessità di aiutare come Consiglio regionale il nostro capoluogo di regione, l'Aquila, tutti i comuni del cratere, nelle battaglie e nelle conquiste, nella ricostruzione ancora del sisma del 2009. E certamente, ancor di più dall'esperienza del 2009 e con l'esperienza del 2009, affrontare i problemi dei comuni abruzzesi colpiti dal sisma 2016-2017. Il gradevole contributo a questa giornata di presentazione del libro del centro dedicato al decennale del terremoto, quello del Conservatorio dell'Aquila, che un po' rappresenta uno dei tanti segnali di riscatto di questa città come opportunità innanzitutto per i tanti giovani aquilani. Siamo con il direttore Gian Domenico Piermarino. Insomma, questo conservatorio, insomma, ha dato un bel esempio a tutta la città in questi anni. Il giorno dopo del terremoto ci siamo subito chiesti che cosa potevamo fare per questa nostra città. Allora non c'era Facebook, non c'erano i social. Con il nostro forum riuscimmo a creare una sorta di anello di contatto con tutti i professori e riuscimmo nel giro di poco tempo a ricostruire delocalizzata a Roma, sulla costa, le nostre classi. E devo dire che il conservatorio forse si è fermato un paio di settimane, non di più. Lo scopo in quel momento non era tanto portare a compimento l'anno scolastico, quanto creare un momento di aggregazione per i nostri ragazzi, quanto dare l'impressione che comunque ci sarebbe stato un domani a quello che era successo. E quindi di lì poco siamo stati premiati con l'attenzione di chi ci ha dato una sede provvisoria che, se voi venite a vederla, è bellissima, ci mancherebbe, bellissima ma provvisoria. Nel momento di bilanci bisogna mettere anche sul piatto di questa bilancia anche il fatto che il conservatorio deve avere una sede. Come? Dove deve essere questa sede? Noi non l'abbiamo mai detto, noi abbiamo detto solo come deve essere. Sappiamo quello di cui abbiamo bisogno, quello di cui ha bisogno questa città. Sul dove lo lasciamo a chi ci amministra.